e non sono venuto. Una giornata speciale per l'Istituto Orso Mario Corbino di Partinico è stata intitolata all'Aula Magna al professore Gaspare Sucato, preside della stessa scuola dal 1992 al 2001. Tanti i presenti che hanno voluto ricordare e omaggiare il preside che ha ricoperto un ruolo fondamentale per la crescita dell'istituto stesso. Quella di oggi, come intitolazione dell'Aula Magna alla memoria del preside Gaspare Sucato, è in realtà vuole essere un omaggio alla memoria di questo grande uomo. Ho detto in più occasioni stamattina, anche ringraziando e salutando gli intervenuti, che io purtroppo non ho avuto questa fortuna di conoscerlo. In quegli anni ero vicario del liceo classico, quindi i nostri rapporti, le nostre interazioni purtroppo non sono state, come dire, attive rispetto ad altri docenti dell'istituto che hanno avuto dei rapporti più intensi, più quotidiani. E in questi giorni, in questi mesi, sentendo proprio parlare questi docenti, la verve e l'amore che hanno messo nell'organizzare questa giornata, ho detto anche in un'altra occasione che da un lato mi ha lasciato il rammarico di non averlo potuto conoscere, dall'altro lato un pizzico, un briciolo proprio di invidia nei confronti di un uomo che effettivamente aveva delle qualità eccezionali e sono dispiaciuto di non averlo conosciuto, ma che ha fatto tanto per questa scuola, per la scuola in generale, proprio che ho apprezzato molto nell'omaggio che tutti questi docenti e che hanno lavorato con lui oggi hanno ricordato citando tutto quello che lui ha fatto, ma non soltanto come opera di ricostruzione della scuola, ma anche come rapporto con docenti, con alunni, con gli studenti del Serale. Quindi qualcosa di grande, per cui sono contento di lasciare questo ricordo, questa intitolazione dell'Aula Magna alla memoria del preside Gaspare Sucato, che da oggi in poi non sarà più un'Aula Magna anonima, ma quando in una banale, in una semplice circolare andremo a scrivere che il collegio si riunirà nell'Aula Magna Gaspare Sucato. L'esempio dato in tutti gli anni di servizio, in particolare quelli che il preside Sucato ha condotto in questa scuola, per me rappresentano veramente un momento di esempio da seguire. Credere in ciò che si fa è l'energia giusta per cambiare la realtà. Ricordarlo con queste parole rende giustizia a tutto quello che ha fatto per l'Istituto Mario Orso Corbino. Sono stato un collaboratore del preside Gaspare Sucato perché a quei tempi ero responsabile del corso serale e lo sono tuttora. Il mio ricordo è l'impegno sociale che questa persona ha profuso per il corso serale. A me diceva sempre: se non ci pensiamo noi, a questa gente chi ci pensa? Quindi questo lascia presagire già che tipo di uomo fosse. Lui era convinto fin da allora, come dicevo poc'anzi, dico, oggi è semplice parlare di cultura, si dice che un euro investito in cultura porta tante cose. C'è chi propone di dare pure 500 euro ai diciottenni per poterlo investire nella cultura. L'impegno sociale che io ricordo del preside Gaspare Sucato a favore di questa gente che frequentava il corso serale. Dicevo che sin allora, già stiamo parlando degli anni 90, il disagio sociale si toccava con mano e quindi diciamo che la sua missione è stata quella di poter offrire un'opportunità in più a questa gente, quindi lui credeva già in cose che diciamo oggi sono di attualità. Noi lo ricordiamo, io, la mia gente, la nostra gente lo ricorda per questo, e dicevo che questa intitolazione avrà un appendice perché noi saremo i primi ad inaugurare quest'aula magna dedicata a Gaspare Sucato lunedì alle 20:30, perché la nostra gente c'era allora e vuole esserci anche oggi. Vogliamo ricordare il preside Gaspare Sucato per il suo impegno e l'opera che sta continuando, e mi riferisco al corso serale, perché la direzione che ha tracciato lui, ecco, da noi non è stata mai abbandonata. Noi stiamo portando avanti le idee del preside Gaspare Sucato, non ci siamo mai allontanati da questa direzione. Per noi il corso serale, essere al corso serale, è un impegno sociale. E lui era convinto, e ne sono convinto pure io, che a volte la latitanza delle istituzioni è stata sopperita dalla volontà di quest'uomo.